professor Stefano Carossa, direttore della Venta School, presente in tante manifestazioni, quindi complimenti per questa partecipazione. Oggi qui congresso Andi Piemonte annuale, e ha dimostrato che i rapporti tra un'associazione di categoria che vuole fare cultura odontoiatrica e formazione e la Dental School, quindi Dental School che sforna ottimi odontoiatri, questa collaborazione è sempre più stretta. Assolutamente sì, noi consideriamo indispensabile e fondamentale questa collaborazione. La Dental School è sede dell'unico corso di laurea in Piemonte e Valle d'Aosta, per cui è anche più facile avere questa collaborazione, questa sinergia con l'associazione di categoria, perché ormai, soprattutto sempre più con i tempi che corrono, con la crisi, con le crisi anche diciamo filosofica sulla professione, su questo tentativo di ridurlo a un rapporto soprattutto di tipo commerciale, penso che l'alleanza, cioè la sinergia con l'Andi, con la società di categoria, sia fondamentale. Ormai chi esce dalla scuola si trova spaesato, si trova in un mondo sempre più difficile perché non vi sono più certezze, e quindi l'Andi ha il ruolo fondamentale di condurlo, di dargli tutti gli elementi per poter scegliere bene, per poter essere difeso nella professionalità, poter essere difeso nel riuscire a mantenere un'etica col paziente, riuscire a mantenere dei rapporti professionali assolutamente... Anche altri. I rapporti con l'Ordine dei Medici di Torino e Provincia, che conta quasi 15.000 iscritti, mi sembra che siano all'insegna di una progressiva sinergia. Assolutamente, sempre anche... a tutela, certo, dei giovani odontoiatri. Di fatto, assolutamente, ma anche perché... Di aiuto anche. Assolutamente, anche perché direi che l'odontoiatria sempre di più è importante nell'ambito medico, per cui al di là dell'etichetta albo odontoiati o albo medici, l'ordine è lo stesso, e quindi ha un significato di difesa di un atto che sempre di più ormai l'odontoiatra deve rappresentare un punto di riferimento anche in campo medico, perché intercetta, ed è la patologia odontoiatrica sempre di più al centro di molte malattie multifattoriali, e il fatto oltretutto che l'Andi abbia questo ruolo anche culturale è veramente un suggello alla sinergia, cioè è un riproporre il fatto che l'odontoiatria deve essere mantenuta ad alto livello professionale di prestazione, di rapporto con i pazienti, e cioè che deve avere un aspetto di tipo nobile, sanitario. Cioè io penso che purtroppo il problema sia veramente etico, con questa invasione, interferenza sempre maggiore delle case che giustamente fanno il loro lavoro, però confondono un po', obbligano ormai i giovani soprattutto ad essere un po' vittime di bombardamenti. Rischiano questo. Sì, e l'Andi, la situazione sindacale, soprattutto con queste manifestazioni, oltre che con l'azione sindacale politica, veramente ribadisce come fondamentale che ci sia una coesione. Difatti invitiamo tutti a dare una mano all'Andi anche come associazione dei nuovi laureati, per poter consentire di avere dei numeri per portare avanti quello che sta sfuggendo. Quindi insomma tutto questo lavoro, Dental School, Ordine dei Medici, associazione di categoria come l'Andi, è sotto i migliori auspici? Assolutamente, difatti noi all'interno del corso di laurea sempre di più cerchiamo di avere degli interventi, soprattutto negli ultimi anni, dal punto di vista con degli ospiti che a livello didattico illustrano tutte le possibilità legali, associative, anche dal punto di vista manageriale, che poi è la funzione in parte dell'associazione di categoria. Diamo sempre più informazioni affinché l'odontoiatra possa essere continuamente aggiornato su quella che è l'evoluzione legale, associativa. Quindi politica. Possiamo dire che da questo punto di vista il Piemonte è un po' un'isola felice. Assolutamente. Rispetto ad altre. Grazie all'Ordine dei Medici, a voi. E come si diceva questa mattina, è fondamentale
anche un po' l'amicizia, l'andare d'accordo, non avere antagonismi, non avere... Beh, con un direttore come lei è tutto più facile. Sì, non anche con il vostro atteggiamento, però voi siete sempre estremamente gentili, collaborativi, e c'è sempre la richiesta di presenza nostra, per cui mi sembra veramente una bella cosa poter continuare a collaborare così. Professor Carossa, grazie. Grazie. E a presto. Grazie a lei. A presto. Grazie.